Grazie a tutti, davvero è un piacere alla Presidenza del Consiglio ricevere i 60 corsisti carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio e i civili esperti nel campo dei beni culturali che hanno seguito questo corso di formazione. Come sapete l'Italia ha lanciato non troppo tempo fa, poco tempo in cui un'idea si è concretizzata, è un'eccezione sul piano internazionale. Quando lanciamo l'idea, poi riassunta giornalisticamente sotto il termine caschi blu della cultura, ma un'idea molto concreta e operativa che è diventata prima una risoluzione dell'Assemblea dell'UNESCO su proposte italiane e di altri paesi, votata all'unanimità dall'UNESCO, che prevedeva appunto la richiesta ai singoli stati aderenti di prevedere la costituzione di task force nazionali per poter intervenire in zone che non siano attualmente teatro di guerra, ma in forma preventiva o in forma successiva, come probabilmente la comunità internazionale in un tempo breve dovrà fare a Palmira, e una seconda indicazione di prevedere la possibilità che nelle missioni di peacekeeping internazionale ci sia anche una componente prevista dalle Nazioni Unite riguardante il patrimonio culturale, che è stato oggetto di un intervento che ha fatto il Presidente del Consiglio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Italia è il primo paese che ha firmato una convenzione con l'UNESCO che ha previsto la costituzione della task force italiana. L'abbiamo firmata in un luogo molto simbolico, alle Terme di Diocleziano, alla presenza del Ministro Giannini, del Ministro Gentiloni e del Ministro Pinotti, perché tutti e quattro i ministeri hanno collaborato molto proficuamente e intensamente, ognuno per le proprie competenze, per la costituzione della task force italiana. La task force è stata presentata qualche giorno fa con molta attenzione dei presenti al Parlamento europeo e quindi oggi noi concretizziamo questa disponibilità. Abbiamo anche detto che siamo orgogliosi di essere il primo paese che è andato avanti, ha concretizzato l'idea su questa strada, ma naturalmente ci aspettiamo che siano altri paesi a seguirci, in modo che a cominciare da Palmira sia la comunità internazionale complessivamente a occuparsi di questo. E siamo anche orgogliosi di poter dire, fatemelo dire, per il Ministero che rappresenta, che ha organizzato questo corso di formazione, davvero che possiamo mettere insieme in questo campo delle eccellenze. L'eccellenza assoluta internazionale del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che fa formazione anche per le altre forze di polizia del mondo in questo campo, e la tradizionale professionalità e esperienza dei nostri docenti, ricercatori, esperti nel campo dei beni culturali. Davvero sono molto orgoglioso di questo. Generale Densi. Il grazie vivissimo, mio personale, dell'Arma dei Carabinieri tutta. A lei, signor Presidente del Consiglio, al Ministro Franceschini in particolare, a tutti coloro che hanno lavorato a questa iniziativa importantissima. Oggi si conclude il corso di qualificazione che, dopo quello di certificazione iniziale, ha messo in condizioni da domani queste 60 persone, per metà carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, di operare per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale mondiale in aree di conflitto, di crisi, in momenti chiaramente post-conflittuali e di calamità naturali a richiesta dell'UNESCO, dell'ONU, di altri paesi stranieri. E per noi un momento anche emozionante, mi lasci dire, lasciatemi dire, perché questa nostra nicchia d'eccellenza, come l'ha definita il Ministro Franceschini, costituita 47 anni fa, uno dei primi reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri, dopo il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e il Comando Carabinieri per la tutela della salute, come oggi lo chiamiamo, e prima di altri reparti speciali. Ormai si è affermato questo reparto, in particolare tutela patrimonio culturale, nel mondo per la capacità, per i risultati che ha ottenuto. Sono oltre 1.100.000 i pezzi recuperati, archeologici recuperati nel tempo, e tantissime altre opere d'arte, siano esse originali, siano esse falsificate. Tuttora sappiamo è impegnato in indagini di altissimo profilo
anche sul piano internazionale, che anche nei giorni scorsi ci hanno consentito di recuperare opere d'arte, ci hanno consentito di assicurare alla giustizia coloro che le avevano sottratte. Ecco, per questo è particolarmente bello poter essere qui. Grazie, è veramente un onore, un privilegio assoluto quello di essere qui oggi alla Presidenza del Consiglio. È veramente bello aver contribuito ad un'iniziativa così importante per l'Italia, per la cultura nel mondo. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie signor Ministro della Cultura, signora Ministro della Università e della Ricerca, ringraziamo anche i ministri degli esteri, degli affari esteri e la signora Ministro della Difesa. Bellissima iniziativa che la parte politica ha voluto, in particolar modo il Ministro Franceschini, e che rappresenta un segnale bello, importante. L'Italia nel mondo è anche questo. Grazie a lei, signor Comandante dell'Arma, a tutti i suoi collaboratori, le carabiniere e i carabinieri italiani, per la straordinaria dedizione, per la passione, per la grande tenacia e qualità del vostro lavoro. Ringrazio il signor Capo di Stato Maggiore della Difesa per onorarci con la sua presenza qua, anche alla luce non soltanto del ruolo istituzionale che egli riveste, ma anche per la particolare attenzione e sensibilità personale su questi temi, anche alla luce delle missioni che lei ha comandato all'estero. E grazie a tutti voi. Vorrei permettermi di guardarvi negli occhi e di dire davvero dal profondo del cuore il grazie, non tanto mio personale, che in fin dei conti è secondario, ma il grazie del vostro paese, il paese che servite con una divisa, come fanno gli appartenenti all'arma, non soltanto gli appartenenti all'arma, ma i 30 carabinieri che sono qua e che hanno scelto di qualificarsi e di fare formazione in questo settore, e i 30 civili. Espressioni dell'archeologia, della cultura, del mondo più straordinario che il nostro paese ha e che avete scelto di aderire all'appello, all'invito, al coinvolgimento che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha fatto. Perché voglio dirvi grazie? Perché il vostro paese vuole dirvi grazie? Non solo per le iniziative che speriamo possiate mettere in campo il più velocemente possibile, perché naturalmente quando leggiamo storie come le storie di Palmira ci rendiamo conto che camminano sulle gambe degli uomini. È quel custode, è quel direttore più che custode, del museo che ha permesso probabilmente di salvare Palmira anche a costo della sua vita. Sapete che quando le forze siriane sono entrate a Palmira hanno visto che ci sono molti danni, ahimè, ma forse inferiori rispetto alle previsioni che erano state fatte. Perché? Perché c'è stato chi ha pagato anche con la vita il prezzo della difesa dei beni e delle attività culturali. La dimostrazione avviene in tanti campi. Oggi sono rimasto molto colpito, vorrei dire commosso, dalla storia del pediatra di Aleppo. Chi di voi ha avuto modo di sfogliare i giornali ha sicuramente visto quella terribile vicenda, non ha di per sé a che fare con la cultura, ma con un sistema di valori, sì, quello è il pediatra che è rimasto ad Aleppo in una situazione difficilissima, è morto a 36 anni nella giornata di ieri, ed è una storia terribile. È la storia però che dimostra che sono le donne e gli uomini a realizzare le grandi imprese. E allora da questo punto di vista il grazie che il vostro paese vi esprime per essersi messi in gioco, per aver voluto partecipare a questo corso di qualificazione e di formazione è esattamente finalizzato a dire che se l'Italia non fa questo significa che non fa l'Italia, significa che non fa il proprio dovere, lo fa camminando sulle vostre gambe, lo fa contando sulla vostra professionalità, lo fa contando sulla vostra capacità. Ecco il grazie, è un grazie istituzionale, non personale. Grazie per aver accolto questa sfida. C'è un secondo elemento che voglio citare prima di concludere. Noi siamo in un momento molto particolare della vita del nostro paese. Ci sono tante polemiche, ma questo non è un elemento originale o inedito. Le polemiche ci sono sempre. Fatto sta che vediamo finalmente i primi segnali di ripresa economica e vorremmo vedere
molto, li vorremmo vedere molto più forti, molto più consistenti. Ma finalmente la crescita è tornata a prendere la residenza in Italia, il PIL è finalmente positivo, i posti di lavoro piano piano aumentano, la disoccupazione piano piano diminuisce e siamo con dei livelli ancora inaccettabili, ma pensate un po' ai livelli minimi da 4 anni. Quindi si potrebbe dire, beh, finalmente vediamo qualche segnale positivo. Tuttavia, tutta questa considerazione non basta. Ve lo dico io che ho la fama di essere quello ottimista che sempre cerca di spingere in avanti, di portare energia, grinta, perché questo paese ha bisogno di scrollarsi di dosso la rassegnazione. Però io per primo vi dico che non basta. Perché il mondo fuori da noi sta cambiando a una velocità impressionante a tutti i livelli, nel settore dell'innovazione tecnologica, del digitale, della rivoluzione economica e finanziaria che pure è in corso. Questo mondo sta cambiando a una velocità impressionante. E potremmo essere persino accarezzati dall'idea che alla fine dei conti la cultura serva a poco. Del resto in passato qualcuno lo ha anche teorizzato, anche dalle istituzioni governative. E invece, questo è il punto per il quale vorrei ringraziarvi e sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, questa iniziativa, come pure altre che proprio in questi giorni stiamo prendendo, dimostra che è la cultura la chiave di lettura del mondo dei prossimi anni e del ruolo dell'Italia nei prossimi anni. Non sto dicendo che il nostro compito sarà andare a fare i caschi blu o i salvatori della patria o dei reperti di vario genere. Lo facciamo, lo fa il nucleo dell'Arma che lavora egregiamente, lo fanno le donne e gli uomini del Ministero, lo fanno tante donne e uomini che lavorano nel nostro paese con grande tenacia e con grande dedizione. Ma in realtà il nostro compito, questa è la mia modesta opinione, come italiani nel mondo, è esattamente affermare che il mondo dei prossimi 20 anni, il mondo dei prossimi 30 anni, avrà un disperato bisogno di cultura e di valori che costituiscono la nostra identità. Siamo oggi esattamente a 30 anni dalla prima connessione internet avuta in Italia. 30 anni fa il CNR di Pisa, per la prima volta l'Italia effettuò la connessione con internet, quarto paese al mondo allora, ora abbiamo perso un po' di colpi ma li recuperiamo. Nei prossimi 30 anni, provate a puntare il compasso anziché sui 30 anni appena trascorsi, sui prossimi 30 anni. Possiamo immaginare le rivoluzioni tecnologiche? Credo di no. Avremo auto senza guidatori, avremo tecnologia a servizio dell'energia, avremo la domotica e l'innovazione sparse per le case, avremo probabilmente chissà quali social network che cercheranno di assecondare la nostra inesauribile fame di comunità, perché poi anche i social network nelle loro funzioni fondamentali cosa sono se non la richiesta di un rapporto con l'altro? Non so quali saranno le tecnologie e gli strumenti tecnici con cui saremo nei prossimi 30 anni protagonisti. Però so che l'Italia dei prossimi 30 anni, che per un naturale ricambio non vedrà più noi, a parte Franceschini che rimarrà anche per i prossimi 30, ma diciamo per tutti noi non ci vedrà più impegnati con un ruolo in prima fila nell'esercizio della cosa pubblica, Dario Franceschini escluso, l'Italia dei prossimi 30 anni che cosa potrà e dovrà avere? La mia opinione è che dovrà essere la patria dei valori e dell'identità culturale, per il mondo, non solo per noi. Ecco perché domenica festeggiamo la giornata del lavoro lavorando anche noi e non soltanto festeggiando il fatto che finalmente c'è qualche disoccupato in meno e qualche posto di lavoro a tempo indeterminato in più, ma mettendo dei soldi, 3,5 miliardi, su ciò che ci farà grandi nei prossimi 30 anni. 2,5 miliardi per la ricerca, 1 miliardo per i beni e le attività culturali. Nel fare queste iniziative stiamo semplicemente cercando di rimettere in moto l'Italia. Stiamo cercando di far sì che l'Italia faccia l'Italia. Questo è il motivo per il quale volevo esprimere la mia gratitudine personale e istituzionale per chi in queste
settimane, in questi mesi, ha perso del tempo, mi piacerebbe dire impiegato del tempo, per formarsi, per qualificarsi, in una squadra che gioca in Serie A, anzi in Champions League, verrebbe da dire, perché la squadra del nucleo dell'Arma è una squadra di rilevanza mondiale, con un ministero che è considerato un punto di riferimento nel mondo, e dobbiamo caratterizzarci sempre di più. Il G7 del prossimo anno lo faremo esattamente su questi temi, ovviamente sulle questioni di attualità, ma lo faremo esattamente sul capitale umano, sulla scuola, l'educazione, la ricerca, la cultura. Questi sono i termini di riferimento dell'Italia. Se non c'è sta roba qui, non c'è l'Italia. E per questi motivi penso di potervi chiedere un ulteriore sforzo, un ulteriore impegno, non soltanto per la vostra qualifica professionale, ma per il vostro impegno da cittadini. È il momento in cui finalmente, dopo essersi tanto lamentati, ci stiamo piano piano rimettendo in moto. Allora, ben vengano i soldi del CIPE sui beni e le attività culturali, ben vengano i soldi sulla ricerca, ma ricordiamoci che la cultura cammina sulle gambe degli uomini. Quindi dipende da voi, dipende da noi, dipende da ciascuno di noi. Il mio grazie e il mio augurio è quello che possiamo essere in grado nei prossimi anni di mantenere alta quella bandiera, quel tricolore che ci rende tanto orgogliosi e che ancora di più ci renderà orgogliosi se anche soltanto in un posto del mondo potremo dire di aver contribuito a salvare la bellezza e quindi a salvare il mondo. Grazie di cuore a tutti voi, signori generali, grazie signori ministri, e grazie in bocca al lupo dal profondo del cuore a tutti voi. Come si chiamano adesso? Caschi blu non si possono chiamare della cultura. Task force no, poi c'è un inglese io che notoriamente non è massimo. Beh, io vi chiamerei cittadini orgogliosi della bellezza italiana, che però non è una bella sigla, quindi i burocrati dei Palazzo Chigi e del Ministero avranno dei problemi con l'acronimo. Ma comunque, in ogni caso, chiamatevi come volete, ma portate alta la nostra bandiera. Grazie di cuore, in bocca al lupo a ciascuno di noi.